Ciao a tutti ragazzi, allora oggi vi farò vedere come andare a reperire, sicuramente avete sentito, magari non ne siete a conoscenza, l'uscita del nuovo sistema operativo Windows 11, un importante aggiornamento, un importantissimo anzi aggiornamento. Siamo arrivati alla versione 24H2. Cosa c'è in questo aggiornamento in più? Ovviamente Microsoft promette molte cose in questo aggiornamento, quindi che il sistema operativo sia più fluido, non abbia tutti questi bug negli aggiornamenti che molte volte succedono, però... Per fortuna prontamente Microsoft con altri aggiornamenti, quindi ci bombarda di aggiornamenti praticamente, passatemi il termine, vengono per fortuna corretti. Quindi in questo caso dovrebbe risultare un sistema operativo molto più fluido. Oggi vi farò vedere, ho fatto già dei video in precedenza, quindi siamo sempre nell'ambito delle formattazioni, del download dei sistemi operativi. Vi ho fatto vedere già come andare a reperire i sistemi operativi proprio nel sito originale Microsoft. Quindi prenderli e prelevarli in maniera originale. E oggi invece vi farò vedere tramite l'ausilio di un altro programma che ovviamente già vi ho fatto altrettanto conoscere in altri miei video, che è il classico Rufus. Oggi è la versione 4.5, quindi non so quando voi vedrete il video, se lo vedrete spero di sì. Vi ricordo, fra parentesi, virgolette, continuatevi a iscrivervi al mio canale, mi raccomando, e condividete di più il mio canale. Per farlo crescere, per io, insomma, avere un piccolo aiuto a creare altri contenuti che spero siano utili. Quindi stavo dicendo che oggi è arrivata la versione 4.5. Quindi direttamente ora cambiando inquadratura vi faccio vedere come andare a direttamente scaricare questo ultimo sistema operativo in modo che così si può inserire direttamente nelle vostre pendrive e direttamente voi potete andare a formattare i vostri computer con l'ultimo sistema operativo di Windows 11. Non perdiamo altro tempo, cambiamo inquadratura e vediamo cosa c'è da andare a fare. Allora, quello che dobbiamo andare a fare è andare a reperire questo ultimo sistema operativo attraverso, questa volta non internet, ma attraverso, abbiamo detto, un programma che è il classico Rufus, che ci permetterà ovviamente di andare a inserire, non solo quindi a scaricare l'ultimo sistema operativo, ma andarlo a inserire direttamente su pendrive per poi andare a formattare i nostri computer. Io già l'ho fatto vedere in passato, insomma, comunque in 3 secondi ricapitoliamo come andare a prelevare Rufus da internet. Quindi aprite pagina internet, scriviamo Rufus, diamo un invio, magari ci andiamo un pochettino in maniera veloce, clicchiamo il primo sito, attendiamo che si apra, ovviamente qua darà tutta sempre la preview di Rufus, scendiamo sotto verso download e qua dobbiamo andare a scegliere la nostra versione in base al nostro sistema operativo. Se la vogliamo in versione portatile, quindi che non si installa, standard, che poi alla fine non si installa ugualmente, soprattutto l'architettura, se deve essere 1.86, quindi scaricate la x86, se avete sistemi operativi un pochettino più antichi, quindi a 32 bit, lo potete andare a vedere col tasto destro sopra le proprietà, quindi sopra questo PC, risorse del computer, quindi dipende che sistema operativo avete, dovete posizionarvi su quell'icona, tasto destro, proprietà, e vedete che sistema operativo, come architettura, quale avete. In questo caso, ovviamente, io ho la x64, che sarebbe la 64 bit, e quindi vado a reperire direttamente la standard 64 cliccando sul Rufus 4.5.exe. Io ovviamente non lo faccio perché già l'ho predisposto nel mio computer. Si avvierà il download e dovete chiudere la pagina internet. E il programma che vi ritroverete sul desktop è questo di qua. Quindi può essere la versione 4.5, 4.6, dipende quando andate a vedere il video. Che si deve fare? Dobbiamo andare a inserire praticamente una pendrive dietro al nostro computer, davanti al nostro computer, insomma, dove volete voi. Una pendrive, mi raccomando, deve essere una pendrive, diciamo, da 8 giga, è sempre consigliabile, non la prendete da 4 perché sicuramente il sistema operativo aggiornato supererà quella parte, insomma, di giga della vostra pendrive. Quindi, diciamo, la pendrive che deve essere, ricordo, dedicata totalmente al sistema operativo, quindi non deve essere una pendrive con dentro file, perché vi eliminerà tutto. Quindi mi raccomando, se non l'avete, o comprate una pendrive nuova o ne scegliete una che avete da minimo 8 giga, però consapevoli che viene cancellato tutto il suo contenuto all'interno. Quindi ora io metterò la mia pendrive. Perfetto, io l'ho inserita. La mia pendrive, per esempio, è una pendrive da 16 giga, completamente dedicata a sistemi operativi. Quindi non ci rimane che cliccare sul Rufus 4.5, diamo sì ovviamente. Ok, che si aprirà la schermata. Io già nelle formattazioni vi ho fatto ben conoscere Rufus come funziona, però non interessa ora andare a capire come andare a scaricare il sistema operativo. Quindi in questo caso qua in alto vediamo la nostra pendrive, la mia già rinominata proprio Windows 11, e vi dirà pure i giga.
Se non vi spunta questa pendrive, cosa dovete fare? Semplicissimo, dovete andare ad attivare questo menu che sarà chiuso, quindi abbassare visualizzo opzione avanzata unità, cliccare all'interno e cliccare sulla stringa elenco unità disco USB, così vi comparirà di nuovo tutti i vostri, vi compariranno tutti i vostri dispositivi USB collegati al PC. Mi raccomando, scegliete quello che vi interessa come pendrive. Qui abbiamo file immagine disco o file ISO, perché ovviamente il sistema operativo è su file ISO. Non dobbiamo andare a cliccare seleziona, ma dobbiamo andare ad aprire qua a destra, se voi avete scritto seleziona, direttamente download. In questo caso lui scaricherà l'ultimo sistema operativo ovviamente che c'è in circolazione, che è quello che interessa a noi. Quindi una volta che c'è scritto download e compare download, dobbiamo soltanto noi andare a scaricare, quindi cliccando proprio download. Lui farà tutto il passaggio, quindi del download. In questo caso andiamo a scegliere sotto questa finestra qual è il sistema operativo. In questo caso è 11, ovviamente quello che dobbiamo andare a scaricare noi. Cliccheremo su continua. Ovviamente lui vi dirà la versione qual è. Ecco, questa è l'ultima versione che è uscita recentemente di Windows 11, promettendo praticamente molti, molti più aggiornamenti, più velocità nel sistema operativo stesso. Insomma, molte meno paranoie, ed è la versione 24H2. Dobbiamo fare continua. Qua dobbiamo andare a scegliere l'edizione. Questa è l'edizione perfetta, è la Windows 11 ed è tutte e tre in uno. Quindi abbiamo un 3 in 1 che sarebbe la Home, la Pro, la Educational. Quindi in questo caso andiamo su continua. Qui stessa cosa, scegliere la lingua che più vi aggrada. Ovviamente lasciamo stare l'italiano, cliccheremo su continua. E qui dobbiamo scegliere l'architettura, preciso, identico come abbiamo praticamente scaricato il nostro precedentemente Rufus Software. Quindi in questo caso, se avete un computer a 64 bit, vi ricordo di vederlo facendo tasto proprietà in questa icona. Questo per esempio 11 c'ha questo PC. Se avete il 10 magari si chiamerà in altro modo, se avete Windows 7 si chiamerà risorse del computer, computer, insomma andate su questa iconcina, tasto destro, proprietà e vedete che architettura di CPU avete voi, ma insomma, per intenderci, tutte le architetture nuove, insomma, di un paio di anni sono tutte ormai a 64 bit, perché il 32 ci ha salutato già da un paio di anni. Ma se qualcuno ha qualche computer vecchio, perché questa versione soprattutto viene consigliata perché si può finalmente installare anche su computer un pochettino datati, cosa che prima con l'11 non si poteva fare. Ora vediamo come però possiamo andare a evitare tutto questo trambusto di questo check-up che viene fatto e controllo del nostro hardware. Quindi in questo caso semplicissimo: se avete una CPU 64 bit, scaricate la x64. Se avete una CPU 32 bit, scaricate la 86. Come potete vedere, quando io clicco qui non vi spunta la 86, la x86, perché Windows 11 non esiste a 32 bit, quindi poco potete fare. Si deve scaricare per forza la x64. Se noi avessimo scaricato Windows 10, qua trovavamo sia x64 che nemmeno tendina x86. Quindi in questo caso su architettura non potete fare un bel niente. In questo caso non dobbiamo fare altro che fare download, dove andarla a salvare. Ovviamente mi raccomando, mettetelo sempre sul desktop per evitare di andarla a cercare in giro e cliccheremo su salva. In questo caso ovviamente lui scaricherà il sistema operativo in base alla velocità. Come vi ho detto prima, se avete fatto attenzione a sotto, stava dicendo lui 5 giga e 300 mega, quindi in questo caso capite bene che prendo una pendrive da 4 giga non ci bastava come spazio. Quindi in questo caso scegliete minimo la 8 giga, perché lui abbiamo detto che supera, quindi non pensate che un sistema operativo pesi poco, ormai non pesa più poco, perché comunque non solo scarichiamo noi il nostro sistema operativo, ma andiamo a scaricare tutto il pacchetto di aggiornamenti sino al 2024 che ci portiamo con noi. Quindi in questo caso attendiamo in base alla velocità della nostra DSL, qua siamo veloci, già ha fatto un quarto, diciamo, del lavoro. Quindi in questo caso andiamo, aspettiamo e a voi taglierò direttamente il video e vi farò vedere il video a fine download. Perfetto, come potete vedere ha terminato il download. Ecco qua il sistema operativo, per l'esattezza se mi ci appoggio di sopra, praticamente lui peserà 5 GB 330 MB. Una volta fatto questo, io vi consiglio di non continuare di nuovo così. Quindi chiudere ovviamente il software, una volta che abbiamo scaricato il programma, e riaprirlo nuovamente. Quindi in questo caso cliccheremo di nuovo Rufus dando il sì, si aprirà di nuovo il programma, e questa volta sempre vedendo che la pendrive sia corretta,
lasciamo sempre immagine ISO perché questa vi ricordo che è un ISO. In questo caso sì, seleziona lo dobbiamo fare, quindi non più download. Quindi se vi spunta download, spostate su selezione. Vado su desktop, vado a prendere il mio sistema operativo e cliccherò apri. Lui ovviamente andrà a caricare qua sotto già l'immagine del sistema, quindi l'immagine del sistema operativo. Dopodiché, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare noi un'installazione Windows standard, perfetto, non dovete toccare niente. Se non l'avete settato così, mi raccomando, settatelo, installazione Windows standard. Dopodiché abbiamo sotto l'enigma, ovviamente, per voi. In questo caso, sempre in maniera spiegata semplicissima, dovete solamente andare a sostituire, a cambiare GPT o MBR in base all'anno di costruzione, soprattutto del vostro computer. Quindi, per farla semplice, se avete un computer che ad oggi è indietro di un 7 anni, 8 anni, scegliete ad occhi chiusi MBR. Perché? Perché l'MBR è quel tipo di partizione compatibile con i computer un pochettino più antichi, più retro, più indietro nel tempo, che vanno a utilizzare proprio un sistema di destinazione di tipo BIOS o UEFI CSM. Sono tutti vocaboli, ma poco voi importa, perché io vi sto suggerendo MBR quando il computer è vecchio, su per giù di un 7-8 anni ad oggi. Se invece voi dovete lavorare su computer moderni, assolutamente, quella che farò io ora, mettete GPT. In questo caso si va a lavorare solo su BIOS, quindi che hanno l'UEFI, non CSM. Voi sicuramente lo capirete perché lui vi dirà, vi stopperà subito quando voi andate a inserire la pendrive nel vostro computer entrando nel BIOS, non vi partirà e vi dirà proprio che c'è l'errore. In questo caso dovete rifare soltanto questo passaggio, non il download, perché vi ricordo che il sistema operativo è scaricato correttamente. Dovete fare soltanto questo secondo passaggio e cambiare da GPT a MBR. Dopodiché, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a etichettare il volume, che non sarebbe altro, qua sempre software che parlano etichetta volume, chissà cosa sia, non è altro che cambiare il nome al disco. Quindi in questo caso noi andiamo a mettere, per esempio, Win, senza scrivere tutto questo Windows 11, eccetera, eccetera, possiamo mettere Win 11, per esempio, è la versione, magari la 24H2, così sappiamo che è proprio la versione quella nuova. In questo caso non dobbiamo toccare assolutamente niente fra NTFS, i byte predefiniti, non dobbiamo fare nulla, dobbiamo soltanto fare, quando lo stato è pronto, cliccare su avvia, che vi farò vedere che si aprirà un'ulteriore finestra. Perfetto, questa è una finestra che è molto molto importante. Allora, in questa finestra noi salteremo tutti quei controlli che di solito Windows 11 fa e non ci permette di installarlo su macchine antiche. Ma come mai, dite voi? Abbiamo detto poco fa che dobbiamo scegliere GPT o MBR per installarla su computer antichi e poi lui mi stoppa. Sì, purtroppo è così, perché questo ovviamente è un software esterno, questo è Rufus, è un altro software che non c'entra nulla con Microsoft. Se fosse stato per Microsoft, prende Windows 11 non si poteva installare nemmeno su macchine di 4 anni fa. Quindi in questo caso praticamente Rufus, dobbiamo sempre ringraziarlo, è un software di terze parti che praticamente ci permette di saltare tutti questi controlli, che sarebbe il fastidioso e classico 4 giga di RAM come limite, il Secure Boot e il classico TPM 2.0. Quindi mi raccomando, dobbiamo cliccare o sincerarci che sia spuntato, rimuovi i requisiti sul primo, rimuovi i requisiti per account online. Crea un account online locale con il nome utente e lo possiamo anche inserire. Significa che lui creerà subito un account utente locale, non quello fastidioso tramite internet, con il nome, in questo caso utente, ma noi potremmo scegliere anche, per esempio, Pinco Pallino. Pinco Pallino, possiamo scegliere Fabrizio, Francesco, insomma, quello che sia. Io metterò, per esempio, qua utente, perché di solito un user, utente, admin, è quello che di solito si inserisce. Imposta opzioni regionali, potete lasciarlo libero per com'è. Disabilita la raccolta dati, sì, lo dobbiamo fare per privacy. Disabilita la crittografia automatica dei dispositivi BitLocker, lo possiamo anche disabilitare o no, non ha importanza. Poi farò un video sul BitLocker invece, che è molto importante. In questo caso possiamo dare ok, ci ricorda che tutti i dati della pendrive verranno eliminati in maniera irreversibile, significa che non potremo più recuperare i dati all'interno. Quindi, ricapitolando, non utilizzate pendrive dove all'interno avete altri file perché verranno eliminati. Mi raccomando, non scrivetemi poi nel commento, tu non l'avevi detto, ho perso tutti i dati, perché intanto la responsabilità di quello che fate è vostra e dopodiché vi sto avvisando che verranno eliminati tutti i dati in pendrive. Cliccheremo su OK e lui già è pronto per lavorare. Fatto
farà tutta la trafila, che vi ricordo che in base all'hardware del computer sarà più o meno lenta. In questo caso, anche se si aprono tutte queste cartelle, non ci fa niente, come avete visto, si chiuderanno da sole e lo faremo lavorare. Io ovviamente vi risparmierò tutta questa noia e ci vedremo alla fine del video. Ed eccoci qua, ha già terminato, quindi una volta che la barra verde praticamente di pronto sarà arrivata sino alla fine, sino al 100%, non dobbiamo fare altro che cliccare chiudi. Quindi si chiuderà il programma. Questo è il sistema operativo che ovviamente vi consiglio di conservarlo. Ovviamente anche il programma non andate a disinstallare perché avete capito bene come si scarica nei sistemi operativi direttamente da Rufus, gli ultimi sistemi operativi, soprattutto quindi quelli aggiornati. Quindi ovviamente fatevi insomma un backup e lasciate sia il software sia il sistema operativo. Ora cambiamo inquadratura per i consigli finali. Perfetto, come avete visto è davvero semplice, quindi concludo il video dicendovi che vi lascio comunque in descrizione sempre il link, soprattutto per andare all'interno di Rufus, reperirlo quindi e fare il suo download. Già vi ho detto che ne ho parlato in precedenza, quindi sicuramente trovate comunque altri video dove io ho fatto vedere come si scarica. Però, nonostante ciò, vi lascerò in questo video sotto nella descrizione il link per andare direttamente al sito. Per il resto avete visto quanto è semplice, mi raccomando, non vi confondete, basta che seguite i passaggi del video e vi ritroverete con un sistema operativo soprattutto originale e soprattutto ultimo aggiornato sino al 2024, quindi sino ad oggi. Che dirvi? Ciao a tutti e ci vediamo sempre al prossimo video.